Bentrovati amici di Gutenberg, oggi è sabato, sapete che questa giornata è sempre dedicata al mondo dei motori. La giornata di oggi però è particolare perché andremo a scoprire due riviste di questo settore insieme a due personaggi che hanno titolo per spiegarcele approfonditamente. Prima di cominciare vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica gutenberg@sat8.tv. Veniamo al primo di questi ospiti, Fabrizio Marcucci. Ciao, Ben trovato di nuovo nello studio di grazie, grazie. Gutenberg, dalla redazione di Special. Qui abbiamo sotto mano il numero di novembre, un numero fresco di stampa appena uscito. Allora, abbiamo in copertina, troviamo le Naked 1000 alla frusta su strada, quindi c'è una comparativa molto interessante, devo dire, tra quattro Naked di questo settore che va piano piano sempre più prendendo piede. Poi ancora il dossier scarichi per la GSR 600, 9 terminali testati sul banco. Prima di cominciare, ti vorrei chiedere due parole su questa rubrica News. Sì, allora questa rubrica sono le news racing. Noi abbiamo diverse news all'interno della rivista. Qui trattiamo delle news racing e quindi delle vere novità dei team in tutti i campionati, sia MotoGP che comunque Superbike o Motocross, delle novità che apportano i team durante la stagione. In questo caso abbiamo svelato già le armi del 2008 nella MotoGP. Il campionato ancora non è terminato del tutto, ma Siete già sappiamo quali saranno le migliorie che hanno apportato le case. terribili. Qua abbiamo alcuni scatti rubati nei Sì, box. qua in questo caso, per esempio, stiamo dimostrando come una grandissima fabbrica, la Brembo, stia facendo degli esperimenti su dei freni chiamati cosiddetti a margherita, che non ha mai prodotto. In questo caso, per un solo pilota, Mattia Pasini, che ha un problema al braccio, facciamo vedere come la Brembo anche faccia dei dischi cosiddetti wave. Non diciamo troppo, lasciamo poi ai lettori il gusto di scoprirselo da solo. Invece, Fabrizio, veniamo a Sinfonia GSR. Avete messo a confronto tra di loro ben 9 terminali per una tra le naked più apprezzate del Sì, mercato. sicuramente la Suzuki GSX-R è stata la regina per un po' di tempo delle vendite. Adesso, dopo qualche anno, ha rilasciato il posto, ma la segue sempre la Honda Hornet. E quindi abbiamo scelto di testare al banco quasi tutti gli scarichi presenti sul mercato, anzi, direi tutti gli scarichi presenti sul mercato, omologati e non. Non solo al banco prova, ma facendo anche l'analisi fonometrica, quindi capendo un attimino come funzionano i rumori e il suono con un'analisi approfondita. C'è anche un'analisi approfondita delle finiture e quindi comunque una sorta di votazione e la spiegazione degli scarichi che comprendono i DB Killer. Il DB Killer è un sistema che viene inserito e quindi è anche possibile estrarre in questo caso per l'omologazione degli scarichi. Insomma, quindi diciamo che questo articolo, oltre ad essere veramente molto corposo, è anche proprio assolutamente esaustivo. Sì, poi scopriamo quanti cavalli Si riusciamo a guadagna. trovare, sì, assolutamente. Adesso veniamo al vento tra le mani, così recita il titolo di questo articolo, che ha messo a confronto l'una con l'altro quattro Naked 1000, una tipologia di moto che sta riscuotendo un Sì, successo sono sempre tra le moto maggiore. sicuramente più vendute, come appunto c'era Naked GSR della Suzuki che abbiamo analizzato prima, sono le moto sicuramente più vendute, le Hornet, ma in questo caso l'FZ1, abbiamo provato la Triumph, abbiamo provato la moto Morini, e così via. Quindi comunque abbiamo fatto un'analisi approfondita delle moto di serie, e le abbiamo provate su strada, sempre alla nostra maniera, ma comunque con diversi test, ma sempre alla maniera di Special, dando anche dei report sulla guidabilità, sulla maneggevolezza, in questo caso anche sullo stunt, sul modo di fare stunt, e quindi abbiamo cercato di capire anche quale fosse la moto anche forse più divertente. E abbiamo dato le spiegazioni delle chiavi di lettura di ogni rivista. Fabrizio, io ricordo che Special da gennaio diventa mensile, quindi fa un passo in avanti, Beh, diventa un po' più grande, il diciamo. nostro progetto è nato
con alcuni passi. Special era prima trimestrale, poi bimestrale. Nel frattempo a Special si sono affiancate l'annuario Tuning Bike, il semestrale Hot Bikes. E abbiamo fatto un annuario sugli scooter e adesso Special è pronta per essere mensile, quindi richiesta da tutti i lettori che sono sempre di più. Quando le cose funzionano, le facciamo funzionare ancora meglio. Andare ancora meglio. Grazie a Fabrizio Marcucci. Grazie a voi.